Confuso? No. Non sono confuso. Sto meglio. Sono in giro perché non c'avevo un luogo fisso dove stare. Sai cosa mi sono imparato tutti questi periodi? Che per essere, diciamo, resistere, avere trovare entusiasmo, bisogna guardare quelli che stanno peggio di noi, che ce ne sono molti. Tutto passa nella vita. Attorno a te c'è comunque una comunità enorme che si sta muovendo. Si parla anche di convocare una grande mobilitazione, una grande assemblea. Ma no, la cosa che ve la anticipo, non l'ho detto a nessuno ancora, e che tra i tanti che mi hanno chiamato, io ieri non stavo rispondendo perché c'è stato un periodo quando sono arrivato che mia figlia non stava bene, capito? Certo. Ha avuto una crisi nervosa, mi dispiaceva, ho detto ma che sto combinando qua? Già allora avevo pensato non voglio parlare con nessuno, non voglio. Poi oggi ho visto, per 4 ore ho dormito nella macchina. E sì, perché quando è venuto il maresciallo, no? E devo dire che è stato veramente sorridente, mi ha detto sindaco, una bella notizia, una bella e una non tanto bella. Ho detto ma che cosa? Perché sapevo che l'esito era per il giorno dopo, no? Avevo raccolto delle informazioni e tutti dicevano il giorno dopo. 48 ore. Invece verso le 6 del pomeriggio è arrivata il maresciallo a casa e ci ha dato questa informazione. Ha detto una che vi hanno scarcerato e una che dovete andare via da Riace. Porti anche, come devo dire, anche con la stampa, perché è stata qualche cosa che ha interessato l'Italia e non solo. Per cui cosa farai adesso? Adesso vado in giro per la Calabria, non lo so, non ce l'ho un luogo fisso, dove, anzi voglio proprio così, un giorno in un posto, un giorno in un altro posto. Da amici che ti hanno offerto? Sì, tanti. E non vuoi fare un torto a nessuno per questo vicino? No, guarda, mi ha chiamato anche... È la figlia di Mario Congiusto, deve venire dove c'era mio papà perché sarebbe stato felice. Si chiama Roberto. Veramente è un onore per me che sono così. Adesso è fresco tutto questo calderone in cui sei finito dal 2 ottobre ad oggi. Ma ti sei fatto un'idea del perché Riace sia finita al centro di tante attenzioni, sia burocratiche, sia investigative? Ma perché probabilmente sono state tutta una serie di elementi coincidenti, da quell'attività di monitoraggio dello SPRAR che è iniziata nel 2016 e poi anche da queste ispezioni della prefettura molto contraddittorie. Una contraddice l'altra, poi da cui nascono, da una quella negativa, nascono le problematiche giudiziarie e poi è stato un susseguirsi di ispezioni, di controlli, di problemi, di mancanza di erogazione dei fondi. E quando parlano che ci sono tutte queste somme, poi anche le inesattezze che si dicono, perché quando le borse di lavoro non rientrano nella rendicontazione, o quando i bonus non vengono ammessi al rendiconto, è come se quelle risorse sono in disponibilità. Non è vero, perché in realtà sono state date, però, solo che non sono state rendicontate, è come se noi avessimo quell'economia ma non ci sono. Quindi è una doppia beffa, perché poi ci sono problemi pratici di gestione. E come si spiega che sono nate 30 bambini negli ultimi 2 anni? E sono cresciuti, camminano con le loro gambe e ci troviamo sempre ad avere difficoltà economiche, e poi magari nell'immaginario collettivo si dicono delle cose che spesso vengono riportate in un modo diverso e lasciano lo spazio al dubbio, ai sospetti, alla realtà, e che noi abbiamo, mi viene da dire subito, che abbiamo tante persone che sono venute a Riace.
esseri umani è sempre qualcosa di imprevedibile, e queste anche le cose per le quali bisogna capire, fare esperienze, fare, non lo so, tutto serve nella vita. Ma oggi come hai passato questa giornata, questa prima giornata? Vi stavo dicendo che vi do un'informazione, che fra le tante telefonate è una anche quella del presidente della regione Toscana, e forse sabato, ma dipende da me, perché loro vogliono venire, vogliono portarmi la solidarietà, come tutta la regione Toscana, no? Viene Enrico Rossi e vuole incontrare, forse, non lo so, una conferenza stampa a Catanzaro con me e con il presidente Oliveri. Ancora il presidente Oliveri non lo sa, perché mi ha chiamato pure lui. Devo dire che, come al solito, è bellissima la sua umanità. Non lo dico per le cose della politica, le cose di propaganda, però sento questo respiro di vicinanza. Mi ha detto di andare a dormire a casa sua, ma non solo lui, ma tantissimi che mi hanno proposto, anche De Magistris, anche persone della Spagna, poi anche mi hanno chiamato dalla Svizzera, da Ginevra, da Zurigo, perché vogliono fare domani sera, fanno di fronte alle ambasciate italiane, fanno come una manifestazione. E poi qualcuno oggi mi ha detto anche che il ministro Salvini ha fatto delle dichiarazioni. Ha detto che non dobbiamo considerarti un eroe. Ma pare che dipende da me questo. E certamente non mi considero tale. Si devono mettere d'accordo, una volta zero, una volta non lo so. Stanno succedendo queste cose. Non è che dipendono dalla mia volontà. Certo, sono convinto che abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti ieri, rispetto all'impianto, diciamo, generale accusatorio di denigrazione del modello Riace e di me anche come persona che mi trovo coinvolto, perché questo fa seguito all'incontro con il GIP che mi ha fatto fare gli arresti domiciliari, però è un altro passo in avanti, e prendiamolo come una cosa bella di essere libero di nuovo, di essere qua con voi. Però non ci hai finito di raccontare come è passata questa giornata lontano dal tuo paese e da tutto quello che hai costruito in questi anni. Quando sono tornato ieri c'erano tutti i rifugiati che erano a casa mia. Ieri erano numerosi. Sono preoccupati perché non sanno quale sarà il loro futuro. E perché, come ho detto prima, qua abbiamo dei problemi. Ho usato questa espressione di come un tiro incrociato, perché da una parte ci sono i problemi con la procura, dall'altra ci sono i problemi con lo SPRAR, dall'altra ci sono i problemi con la prefettura. Quindi per lo SPRAR stiamo facendo ricorso con il TAR, poi le vicende giudiziarie per me sono seguite dai due avvocati, che veramente ringrazio con tutto il cuore anche per l'impegno e la passione che ci stanno mettendo. Così anche per quanto riguarda gli aspetti invece dello SPRAR, Gianfranco Schiavone, Lorenzo Trucco ci stanno dando una mano di aiuto non indifferente, come dicevo prima, e i due avvocati che sono Antonio Mazzone e Andrea D'Acqua.